Caro Francesco Lamarche, siamo qui insieme, io intervisto te, tu intervisti me, intervista doppia, ci facciamo una domanda a testa. Una domanda a testa. E random, senza esserci preparati, siamo seduti qua, ci ha detto vi facciamo intervista e noi faremo questa intervista. Allora, Francesco, la macchia, tu sei CEO di Dot Academy e sei anche moderatore della nostra sala Job and Learning. Raccontaci un po' i cambiamenti che stai vedendo nella formazione, ma soprattutto nei giovani d'oggi, per capire dove stiamo andando e quale dovrebbe essere un pochino quello che noi adulti possiamo fare per le nuove generazioni. Allora sì, innanzitutto devo dire che come sempre queste tre giornate hanno confermato le mie aspettative. Sono tre giornate dedicate all'innovazione, tre giornate dedicate al futuro. Nella giornata di ieri, durante il panel appunto di Job and Learning, sono emerse delle cose molto interessanti e gli ospiti hanno delineato un percorso che dovrebbe essere in qualche maniera condiviso con tutti i nostri ascoltatori. Un percorso legato fondamentalmente alla dialettica, quindi le parole del lavoro, i linguaggi che noi utilizziamo. Le aziende molto spesso utilizzano dei linguaggi molto distanti da quelli che sono i desiderata degli studenti, e quindi dobbiamo incominciare a creare un sistema di orientamento per poter avvicinare questi due mondi. Il secondo elemento importante che è emerso, lo ha spiegato benissimo Emma Loconte insieme a Deborah Gatti di Unicredit, è quello di aprire le porte delle corporate e far vedere ai ragazzi cosa succede nelle aziende, quali sono le attività che loro andranno a fare e come è anche organizzata un'azienda, perché si fa presto a dire smart working, work-life balance, ma alla fine l'azienda deve produrre, deve realizzare, quindi è importante avere delle posizioni certe all'interno dell'azienda. Nel pomeriggio abbiamo trattato un argomento molto importante, che è il futuro del lavoro. Futuro del lavoro che chiaramente, insomma, è un futuro incerto e questo un po' mette ansia, ma in realtà noi non dobbiamo cavalcare quest'ansia, noi dobbiamo ridurla con la chiarezza. Dobbiamo dare loro degli elementi su cui poter sviluppare le loro carriere, dobbiamo intervenire con la formazione, una formazione sempre più multipoint, quindi formazione continua. E anche molto più orizzontale, no? Rispetto a un tempo che magari uno si verticalizzava su un'area e basta. Ad oggi, non so, è un po' il concetto del nostro evento, parliamo di tante tematiche per dare una orizzontalità di tematiche, di conoscenze, di saperi che una persona o un ragazzo deve sapere per entrare all'interno di un'azienda, perché poi tutto è collegato una cosa all'altra, perché quello che io faccio oggi, quello che sto facendo, impatta anche magari il mondo e quindi devo saperlo, no? Che impatto ha sul mondo. E quella tecnologia o quella parte di digitale, no? Che mi serve per abilitare la mia vita privata, mi serve, quindi usiamo oggi tutti i giorni i social, non sono un social media manager, ma devo sapere che esiste TikTok, esiste Instagram, come viene utilizzato, quali sono... Assolutamente. No? E quindi assolutamente. Diciamo che il bello anche, no? È per tenere anche la testa, no? Un pochino sempre attiva, è anche quello di dire, va bene, dobbiamo sempre essere... non dobbiamo crogiolarci sul nostro bagaglio culturale che abbiamo preso, no? Appreso durante... le scuole, che poi è un bagaglio culturale che poi dopo serve sicuramente, ma che ha bisogno sempre di un refresh. Assolutamente. Socializzare la conoscenza, questa è la parola d'ordine. Noi dobbiamo continuare a lavorare con il compito e l'obiettivo preciso di democratizzare la tecnologia, socializzare la conoscenza attraverso interventi orizzontali che diano la possibilità alle persone di capire quali sono gli indirizzi specifici che dovranno poi seguire e quindi chiaramente poi approfondire attraverso delle tematiche che vengono trattate durante i Digital certo. Innovation Day. Parlavi prima di aprire le corporate ai ragazzi per mostrare, no, quello che avviene. In America questo spesso, no, succede,
Forse è quello proprio che manca ai ragazzi, no? Hanno una visione del lavoro in azienda che poi non è quello reale, no? Quando arrivano in azienda si trovano magari anche a fare delle attività che dicono: ah no, io ho studiato quella cosa lì, pensavo di venire in azienda e fare solo quella cosa lì. Spesso queste cose non succedono in azienda, una persona deve saper comunque fare, come dicevamo prima, cose più trasversali, perché ovviamente poi in azienda oggi ho bisogno di quello e sei stato preso per quello, ma comunque ci può essere anche bisogno di un supporto su altre attività. Esatto, è proprio la capacità che devono sviluppare i nostri futuri manager di adattarsi alle condizioni organizzative aziendali, un'organizzazione che non è più statica ma è dinamica, è un'organizzazione che si trasforma continuamente e che chiaramente è soggetta alle complessità dell'ambiente circostante. Questo è il punto centrale. Nel Future of Jobs si parlava proprio di questo. Dobbiamo imparare ad adeguarci, quindi non possiamo rimanere sempre sugli spalti e giudicare quello che fanno le aziende e le aziende giudicare quello che fanno i ragazzi. Bisogna scendere in campo, aprire le aziende, parlare, discutere, dialogare e soprattutto sviluppare sempre più momenti di interazione come quello dei Digital Innovation Days, che ti permette di capire fondamentalmente quello che sta succedendo sia nell'innovazione sia nel lavoro che chiaramente in tutto il campo digitale. Certo, e ieri si parlava appunto di Future of Work, ma anche Work of Future, no? Esatto. Mettere in contrapposizione che cambiando l'ordine delle parole eccetera cambia anche il concept, no? Quali saranno i lavori del futuro e quali sono i lavori che sicuramente, probabilmente già alcuni, no, sono stati un po' soppiantati, sì, dall'intelligenza artificiale, dalle, sì, macchine eccetera, e quali invece nasceranno e saranno i lavori che una persona come te che ha un'azienda, no, che fa formazione eccetera, vorrebbe spiegare ai ragazzi, no? Ok, certo. Digli, perché poi dobbiamo essere anche noi abbastanza seri, digli quel lavoro lì probabilmente tra 10 anni non esisterà più, non studiare quella cosa anche se oggi ti piace, è brutto dirlo a un ragazzo probabilmente, però dobbiamo metterlo anche di fronte alla realtà che alcune tipologie di lavori non esisteranno più e saranno soppiantati da altri lavori e ci sarà molto più mercato in un ambiente piuttosto che un altro, quindi poi sarà il ragazzo dover scegliere, ok, decido di studiare qualcosa dove ho più possibilità o vado a specializzarmi in una nicchia specifica o in un lavoro che ho la passione ma che probabilmente tra 5-10 anni non esisterà più. Certo, questo chiaramente è importante, ma è un ruolo che deve essere gestito a monte anche dagli istituti di formazione e universitari, che hanno perso un po' la forza di imprimere quelli che, certo, sono gli elementi su cui costruire poi le competenze del futuro. Io posso dire oggi che nella diatriba prompt engineering professione, prompt engineering competenza, io sono per competenza. E chiaramente, insomma, oggi i ragazzi devono guardare il metaverso, l'intelligenza artificiale e tutte le tecnologie della blockchain piuttosto che altri strumenti, devono guardarli con attenzione in termini proprio di purpose, cioè qual è effettivamente il valore che io vado a fornire all'interno di quel settore, cosa fa quel settore per sviluppare meglio il contatto tra il cliente e l'utente e che tipo di ricaduta questo può avere. Quindi robotica, si parlava chiaramente anche dell'etica della robotica, quindi robotica, intelligenza artificiale, metaverso, tutte attività che oggi possiamo chiamare digital perché richiedono un'attenzione reale con una predisposizione virtuale. Quindi questo è importante. Quello che dicevamo infatti è che la tecnologia, il digitale deve essere un abilitatore, no? Assolutamente. Della vita delle persone, del lavoro delle persone, eccetera. Quindi togliergli tutto quel tempo che sprecano e perdono in attività che potrebbe farle tranquillamente una macchina, perché non c'è bisogno di un'attività intellettiva, no, che è intellettuale, ma c'è solo bisogno di una cosa tecnica che è ripetuta, eccetera. Tutte quelle attività che sono ripetitive saranno sostituite. Ti dico la verità, quando abbiamo fatto i sottopancia per l'evento, c'erano 200 speaker, dovevamo fare 200 sottopancia, l'animazione era sempre la stessa, cambiava un nome, un cognome, un job title, e alle mie ragazze che stavano lì, che eravamo davvero all'ultima settimana a dover fare probabilmente 1500-2000 grafiche, contenuti video, eccetera,
gli ho detto: ragazzi, o prendo 10 persone che fanno le stesse cose, oppure troviamo un qualcosa che ci dà la possibilità di ricreare in automatico con uno spreadsheet, con un Excel, dove inseriamo dei dati, eccetera, e andare ad automatizzare. E abbiamo fatto una ricerca, qualsiasi ormai programma di grafica, foto, eccetera, ti permette di fare quella cosa. Certo, ma è normale, certo. Perché se c'è una cosa che è, cioè, che era anche dinamica, ma che è sempre uguale, cambiano solo le parole all'interno, sarebbe una follia che una persona si metta lì. Qua poi oggi abbiamo 200 relatori, ma magari se c'è un qualcosa, ci sono 1000 persone dove bisogna fargli una cosa completamente tutta uguale, tutti i badge per tutti i partecipanti, cioè cambia solo il nome e cognome, pensare di doverlo fare a mano sarebbe una follia, cioè sarebbe una persona, esatto, che non sta mettendo in campo la propria capacità, ok? Perché la capacità l'ha messa quando ha creato layout. Bravissimo, di questo volevo per dire. Per andare poi a inserire il nome e il cognome di ogni persona non è più un'attività creativa, non è più un'attività intellettuale, è un'operatività spicciola che facciamola fare pure alle macchine. Assolutamente. Facciamoci aiutare. Io quelle 3 ore, 4 ore, ma in eventi da 1000 persone, 10.000 persone, mesi di lavoro, io li ho recuperati in un giorno. Ma infatti questo non significa sostituire, questo significa migliorare, ottimizzare il tempo. Probabilmente vorrà dire che io non potrò anche non lavorare più 8 ore, ma magari come vogliono tanti, ma a lavorare 5 ore, 6 ore. Ma quelle altre 5 ore, 6 ore che avrai libere, le potrai dedicare a costruire nuovi format, cioè, e conoscere la altre tua formazione persone. Futura, assolutamente, al networking, al business, al tuo tempo libero. Cioè, non si parla di sostituzione, diventa lì il work life balance, esatto, no? La tecnologia digitale serve per migliorare il nostro work life balance. Esatto, nessuno deve preoccuparsi, non è sostituzione ma è miglioramento delle performance aziendali e personali, questo è importante. Perfetto, Francesco, grazie di tutto, grazie di essere stato anche quest'anno con noi a Digital Innovation Days, e ci vedremo sicuramente alla prossima tra 362 giorni e probabilmente anche durante l'anno. Grazie. Benissimo, mille. Grazie a te, grazie.